Già il fatto di festeggiare la morte è una nota un po' strana. Comunque augurare prima la morte a qualcuno e poi diciamo no. Soprattutto perché quel qualcuno gli aveva fatto guadagnare triliardi poi, no? E quindi no, questo è un mondo così, quindi va così. Noi che invece siamo carbonari del suono e con una cultura, devo dire, molto d'emozione, andiamo avanti per la nostra strada. Quindi chi ama il vinile ora può godere con Pino Daniele. Io metterei il primo brano del primo disco, del primo lato. Qui siamo a Cava dei Tirreni. Io ogni tanto uso dei termini che in italiano vogliono dire una cosa, però per me ne vogliono dire un'altra. No? Il termine tamarro, uno dice tamarro, lo interpreta negativamente, io invece lo interpreto positivamente. C'erano 60.000 tamarri napoletani e calabresi che hanno fatto il controcanto a Pino Daniele in una maniera straordinaria e che si sentono. E quindi questo disco, oltre che valorizzare Pino e i suoi musicisti, valorizza anche questi fan di Pino Daniele. Bene, a me piace il blues, anche se l'attacco inganna, perché volevo fare un'altra cosa e poi invece qualcuno l'avrà detto, a me piace il blues, allora ha cambiato. Ha un bel volume, tanto costa uguale, quindi... Ma il biglietto l'avete fatto tutti, vero?